È partita anche in provincia di Arezzo la distribuzione gratuita delle mascherine a tutti i cittadini. Si tratta di un'iniziativa della regione toscana e la consegna avverrà in tutte le farmacie pubbliche e private e nei supermercati che hanno aderito. Ogni confezione contiene 5 protezioni individuali in monouso. Si tratta di quelle di tessuto non tessuto prodotte direttamente in Toscana nel distretto delle protezioni che al momento garantisce una produzione di 1 milione di pezzi al giorno. Le mascherine gratuite perché mia madre ce l'ha andate, però ce l'ha andate pochine. E mia madre è anziana, però non la porto mai fuori perché ho paura, cioè, ha avuto delle patologie. Allora sono venuta a vedere se c'erano e se me le davano. Per ritirarle in farmacia basta presentare la propria tessera sanitaria o il codice fiscale e verrà consegnata una confezione di 5 mascherine ai residenti di età superiore a 6 anni. Ogni cittadino potrà ritirare un numero massimo di 30 protezioni al mese. Ce n'è bisogno oggi di mascherine? Certo, come? Se uno è obbligato a portarle, scusi, quando le lavate un paio di volte penso che sono da buttare via, no? Ma non tutte le farmacie hanno aderito all'iniziativa. È un servizio a cui si può scegliere di aderire oppure no. Noi come farmacia di Saione abbiamo scelto di non aderire per una serie di motivi. In primo luogo perché comunque sono state spese tante parole e soprattutto tante energie per cercare di far stare le persone a casa e per avere un comportamento adeguato soprattutto quando si esce. Quindi con questo messaggio a mio avviso si creano dei rischi perché si formeranno comunque degli assembramenti, delle code, ci sarà qualcuno che non rispetterà la distanza di sicurezza, quindi in una situazione molto delicata come quella di adesso si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti, a mio parere. L'altro aspetto altrettanto importante è che fortunatamente il nostro sindaco ha già provveduto a distribuire gratuitamente a casa, quindi a domicilio, in maniera intelligente le mascherine, quindi non vedo perché oggi bisogna fare una distribuzione diversa con tutti i rischi che ne conseguono. Altra cosa ancora più importante, ma questa è una scelta nostra, noi da sempre, cioè da quando è iniziata questa emergenza, abbiamo scelto di non distribuire mascherine prive di certificazione CE. Quindi non lo facevamo prima, quando queste mascherine erano comunque a pagamento, non lo facciamo adesso anche se sono gratuite. Nei supermercati convenzionati invece sono state allestite delle apposite postazioni attive dalle 9 alle 16 e presidiate da personale del servizio sanitario. Generalmente le persone arrivano, fanno i loro acquisti nel supermercato o nei pochi negozi aperti da decreto e poi vengono qui e possono ritirare la loro mascherina. È un'operazione abbastanza semplice. Abbiamo individuato quest'area per evitare appunto un sovraffollamento nei momenti della consegna.